Ciao a tutti ragazzi, mi raccomando, per chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina. Scusate, ma cerco di mettere, perché spesso mi dite Giuse, stai al buio, no? E qua nello scantinato, come lo chiama qualcuno, non c'è tantissima luce. Comunque, iscrizione gratis al canale e campanellina per chi vuole sostenere gratis questo canale. Clamoroso! Incominciamo subito con una cosa che in questo canale è stata detta, ridetta, a differenza dei progetti di Rozzano e via discorrendo, chi dava già lo stadio di Rozzano fatto, clamoroso. Abbiamo spiegato più volte cosa poteva voler dire una concessione del comune a 99 anni, per quello e poi riguarda ovviamente lo stadio di San Siro, ultima ora, clamoroso, comunicazione ufficiale di Inter e Milan, valutano acquisto del Meazza. Quindi, attenzione, perché io ve lo ripeto, secondo me l'Inter farà di tutto per rimanere a San Siro, ha pagato quel permesso lì che scade ad aprile 2025, ma l'intenzione dell'Inter, nel frattempo dietro il ragazzo, il gatto salta, l'intenzione dell'Inter, per come la vedo io, è quella di rimanere a San Siro. Purtroppo De Vrij, risentimento muscolare al bicipite femorale, non ci voleva. Ci rimane Pavard, che è appena rientrato, parlo di chi può fare il centrale. Ci rimane Acerbi, ma Acerbi ancora non si regge in piedi perché il ragazzo ha avuto un intervento molto importante a fine giugno, a giugno. E avrebbe bisogno di più tempo, non andrebbe strizzato come un asciugamano Acerbi, ma andrebbe, capito? Bisognerebbe farlo muovere in maniera ovattata, non spingere su un ragazzo di 37 anni. Siamo sempre lì, ragazzi. Quindi o diamo il siero del soldato ad Acerbi, oppure dietro siamo messi male. Siamo messi male, ragazzi. Serve un centrale difensivo. Cosa diavolo stiamo aspettando a prendere un centrale difensivo? C'è Hermoso, non ti piacciono i giocatori a zero vicino ai 30 anni, ma quella non ti piace perché ha 30 anni. Cioè, qualcuno dobbiamo prendere. Qualcuno dobbiamo prendere, ragazzi. Bisogna velocizzare ora la situazione qui. Per quello che poi riguarda Inzaghi, sempre rapportandomi anche poi a quello che ho detto di Oktri, io le reputo ingiuste le critiche ad Oktri, soprattutto quando loro sono sempre stati onesti e sinceri, hanno sempre detto che l'Inter non gli interessava. Loro se la sono ritrovata l'Inter. Qualcuno mi ha detto: Giuse, però si sono ritrovati 1 miliardo di patrimonio. No, Ciccio, non si sono ritrovati 1 miliardo di patrimonio perché c'è un bond da 415 milioni da pagare e ci sono due perdite rinviate grazie al milleproroghe, una 2026 e una 2027, e parliamo di circa 350-400 milioni. Quindi chi acquisisce il club valuta quelle cose lì. Quindi ho qui da gestire un passivo di 800 milioni circa all'Inter, tra il bond e le due perdite rinviate. Di cosa ragioni? Ma nel frattempo c'è stato Inzaghi, che è stato il bancomat dell'Inter, perché durante la sua permanenza all'Inter la società ha disinvestito calciatori per circa 400 milioni. Ebbene sì. Da quando c'è Inzaghi all'Inter, la società ha disinvestito calciatori per circa asset per circa 400 milioni, reinvestendone circa 150. Quindi, per quello ti dico, possiamo realmente parlare di un miracolo sportivo, soprattutto per quello che è successo negli ultimi 2 anni all'Inter, per la qualità di gioco, per i risultati, per la finale di Champions, dove Inzaghi, i ragazzi, tutti i dirigenti, per l'amor di Dio, dove portano a casa più di 100 milioni di introiti, ragazzi, ma questi, cioè, non sono cose che succedono tutti i giorni, queste cose qui. È giusto, secondo me, rimarcarle. Tornando al centrale difensivo, quando io l'anno scorso facevo l'uomo di buongiorno e qualcuno mi prendeva in giro con buongiorno Giuse, poi l'abbiamo visto, buongiorno, no? Che Parrucca non è un deficiente se fa spendere 40 milioni a De Laurentiis per buongiorno. Tra l'altro, il centrale è un acquisto che non andrà sbagliato. Io lo do per scontato che arrivi, ovviamente. Non va sbagliato perché è fondamentale quel ruolo. E lo abbiamo visto con Acerbi, quanto è
fondamentale quel ruolo lì. Perché te devi prendere un centrale da difesa a 3, e non è facile trovarlo in giro, con spiccate caratteristiche difensive. Perché dire con spiccate caratteristiche difensive non è tanto scontato, stai attento. Quindi deve avere grandi doti difensivi, ma deve avere anche una buona impostazione palla al piede per quello che serve a Inzaghi. E che saltuariamente possa fare sia il braccetto di sinistra, ma all'occorrenza anche il braccetto di destra. È questo quello che serve all'Inter. Ora stanno dicendo che Hermoso forse è stata ripresa in considerazione. Hermoso è un buon giocatore, è sempre stato titolare in Atletico Madrid, un giocatore che ha personalità, non sarebbe l'acquisto perfetto, ma meglio di nulla prendi Hermoso. Anche se non ha le qualità difensive né di Buongiorno né di Acerbi. Secondo me lo stesso ragazzo che è andato a Napoli con Acerbi è il miglior difensore italiano. È stato un acquisto che io ho rimpianto tanto, non ci ho mai creduto, perché quando sentivo parlare di 30-40 milioni capivo subito che non era possibile. Infatti nessuno ha detto che l'Inter aveva fatto un'offerta paritetica a quella del Napoli, ma con Buongiorno avresti preso due giocatori in uno, perché Buongiorno gioca braccetto, gioca centrale ed è molto più bravo di un giocatore tanto acclamato tipo Bremer. Faccio un esempio: tra Bremer e Buongiorno, mi piace anche Bremer, mi è sempre piaciuto, ma tra Bremer e Buongiorno, soprattutto per quello che serve a noi, io prendo tutta la vita Buongiorno. Come mai, Giuse? Come mai? Come mai? Ora te lo dico come mai. Come mai, Giuse? Come mai? Te lo spiego come mai. Perché Bremer come braccetto di sinistra, se ci fai caso, è uno che pressa ed aggredisce il portatore di palla, lì è molto forte. Però se lo sposti centrale, vedi il vantaggio di Vlahovic contro di noi ed il pareggio di Lautaro Martinez che con Thuram che sgasa sulla fascia, te lo ricordi? L'1-1. Spesso Bremer, il brasiliano, si perde il giocatore alle spalle. Buongiorno difficilmente fa questi errori. Ecco perché io ti dico, avrei preferito Buongiorno. Ora io non ti voglio prendere uno di pari valore, concludo il video, ma a noi serve un centrale forte in quella maniera lì. Serve un centrale forte, siamo messi male dietro. De Vrij si è fatto male, Acerbi è in convalescenza, perché Acerbi non puoi dire che Acerbi è in convalescenza, ragazzi, ha 37 anni. Ci serve un centrale, perché altrimenti non so chi fai giocare dietro. Puoi far giocare Pavard, sì, ma Pavard ci ha giocato qualche volta centrale, è vero che un anno al Bayern fece diverse partite in quel ruolo, ma Pavard è un ottimo braccetto. Fa giocare Darmian centrale, ha giocato anche in nazionale con Conte Darmian centrale, ma sempre a tre, ma non c'è nessuno lì che possa sostituire Acerbi. Non c'è nessuno che possa sostituire Acerbi. Quindi senza farsi prendere dal panico, senza incazzarsi con Otri, te non ti devi incazzare con Otri, è il cinese che ti ha lasciato queste condizioni. Io quando ti dicevo, guarda, poi alla fine costerà caro tutto questo bel periodo, perché poi dopo c'è da pagare, i soldi sono poi, c'è da cambiare proprietà, ragazzi, ma gli era normale. Per quello dico, a volte andiamo al di là della sola palla che entra in rete, perché poi bisogna affrontare, il calcio non è solo la palla che entra in rete, il calcio è comprensivo di tantissime cose, questa è una di quelle. Io voglio essere positivo, 9 d'agosto, voglio essere positivo, vediamo quello che riescono a fare, perché a quanto pare di soldi da investire ce ne sono molti pochi, però sappiamo tutti che non è possibile non fare mercato con questa rosa con 70 partite. Ciao Inter!